grazie a tutte e tutte della resistenza, a breve ci dirigeremo sulla perifio. Il titolo di questo talk, io sono qui perché il titolo è piaciuto a Silvia Versari, innanzitutto, perché nel copywriter la prima regola è non innamorarsi delle parole, ma alla fine ci innamoriamo. Come un anno, qualche mese fa, quando è arrivata la richiesta di proposte, e ho passato una brutta giornata, come capita, quando senti delle brutte sensazioni, a causa di una cosa professionale. E mi sono detta, cavolo, ma non è la prima volta che mi succede in questi anni? E ho notato una statistica, ok? Che vi dirò magari dopo, ma non è importante. Allora, ho provato a dirmi, ma se io ho imparato nella mia vita intima, privata, a riconoscere i famosissimi red flags, no? Le bandiere rosse che ti fanno dire pericolo, allontanati da qualunque persona, in generale, che non ci faccia stare al nostro agio, ma perché non posso migliorare un attimo a farlo con i clienti? Non che ovviamente non me lo sia mai domandata, però... Anche se ho da 7 anni ho la partita IVA, lavoro da freelance, consapevole un po' meno anni, ogni tanto bisogna ristrutturarsi, riorganizzarsi. E allora mi sono domandata. E mi è venuta in mente la frase del poeta, no? Dagli avanti non nasce niente, ma dalle dame nascono i fiori. Banalità, ovvietà. Ma prima di godersi di questi bei fiorellini, quanto sono carini, quanto profumano, decorano la stanza, la puzza della M si sente, no? Cioè, non siamo a nostro agio. Per alzata di mano, almeno una volta nella vostra carriera vi siete sentite persone, io uso sempre il femminile perché si riferisce a persona, vi siete sentite immerse nella M o la puzza intorno a voi, almeno una volta, almeno un giorno, domanda ovvia. Ok, io ho notato cosa positiva, la dico subito, perché sennò pensate che questa non sa trovarsi clienti buoni, non è così. Ho notato che la statistica in realtà è bassissima, no? E spesso le cose negative si notano molto di più di quelle positive, ma perché ti incidono molto. Allora, che cosa ho provato a fare? Ho scelto 3 casi, che ho provato a astrarre, ovviamente non parlo di aziende, di persone nello specifico, cercando di dire il più possibile, spero universali, mi direte. Un attimo, una premessa, mi leggo a prima, credo Barbara ha detto una cosa del genere all'inizio del suo talk. Io amo le cause perse, ok? Sono transfemminismo, ambientalismo, meridionalismo, ditemene tutte le cose che nessuno o non conosco, o non conoscono le persone, o che non funzionano, a me interessano, va bene? Benissimo. Quindi cominciamo da questo problema che ho avuto, dice, cavolo, ma perché mi trovo in questa situazione? Devo salvare il mondo o no? Allora, primo caso, l'ho chiamato Tarallucci e Vino, o per dirlo alla Boris, siete troppo italiani, che ovvio è la tipica piccola azienda italiana dove penso mediamente avremmo lavorato, abbiamo collaborato tutti e tutte, cioè è un'azienda dove magari non sono persone cattive, per carità, però vige un certo regno del caos, no? Allora, quando io non ho detto scusate, lavoro come copywriter per comunicazione, appunto sono stata, e consulente di comunicazione digitale. In quel momento ero responsabile comunicazione e quando sei responsabile comunicazione sei l'anello finale. Tutto quello che è stato fatto o non fatto, tu in qualche modo devi raccontarlo e promuoverlo. E mi sono chiesta, ma come sta per arrivare ragazzi con un effetto speciale che è un'infografica che ho preparato? Fermi tutti, ho usato tutti gli strumenti di intelligenza artificiale. Come mi sentivo in quella situazione? La sono andata indietro nel tempo, non so se sto tenendo bene, no? E ho detto come mi sentivo? Mi sentivo frustrata, sovraccaricata, gran parte del tempo anche se mi piaceva tantissimo quel lavoro, e mi sento qualche volta manipolata perché spesso in questi contesti cercano di farti fare sempre qualcosa in più, no? Devi in qualche modo dire di sì. E a volte denigrata perché la frase letterale che credo chiunque si occupi di comunicazione si è sentito dire: vabbè, ma che ci vuole a fare un post su Facebook? Il mio amico lo fa in 5 minuti. E allora ho detto: che cosa è cambiato da allora, no? Che cosa ho fatto dopo che mi sono trovata in quella situazione? E sono arrivati i fiorellini. Allora ho detto, la prima cosa che ho imparato, comincio a fare, andò consapevolmente, stare lontana da qualunque gestione familiare. Cioè, anche se le due persone
sono brave, sono capace, hanno avuto un'educazione montessoriana fino a 45 anni e non lavorerò con voi, me ne frega niente. Come con i coinquilini, non vivrei mai con una coppia, ma pure di lavoro. Ho smesso poi di cercare in quel momento, no, diversi anni fa, lavori come responsabile comunicazione, perché in Italia a quanto pare che vuol dire graphic designer, videomaker, sì, insomma non mi dilungo. E poi ho notato che negli anni ho creato, proprio negli ultimi anni, un mio servizio che a mio modo ha alleggerito la figura del responsabile, della responsabile comunicazione, e ho chiamato copy manager, ho detto provo a proporre una cosa che è sostenibile per me nel tempo e che magari risolve quel problema lì. Quindi ti creo contenuti, sì, però mantengo la mia autonomia, i miei tempi e soprattutto, scusate, lo propongo a clienti selezionati con i quali c'è già fiducia, non è una cosa che vendo a chiunque. Secondo caso, domanda, visto che prima abbiamo parlato, c'è qualcuno qui che lavora in ambito artistico, arte, che lavora, non due occhi, spero che... Ok, benissimo, non me ne voglia nessuno, perché questo caso l'ho chiamato imparo l'arte e metto da parte, ma letteralmente, nel senso che ho lavorato, perché sono attratta naturalmente da chi fa arte, no? Qualunque tipo di arte mi piace tantissimo, e sempre per l'amore, per le cose, e quindi ho notato delle cose, quando si lavora con chi fa teatro, con chi fa musica, da un lato c'è un arricchimento, è bellissimo, dall'altro ci sono dei problemini, perché spesso queste persone, ripeto sempre, di solito bravissime, magari nella vita, hanno delle caratteristiche. La prima è che ho notato, torna la, è simpatica, però vedete, non voglio. Mi sentivo obbligata a usare WhatsApp, perché non puoi prescindere da WhatsApp. Con alcune categorie professionali non puoi prescindere, quindi è inutile tentare di convincere dell'email, è inutile. Mi sentivo sempre di fretta, perché spesso si lavora sempre di fretta, anche lì è una cosa strutturale. Poi c'era un'altra cosa. Ah, ecco, visto che prima si è parlato di prezzi, mi sentivo non valutata, cioè mi sentivo che io coincidevo con i miei prezzi, perché non so se vi è mai capitato di sentirvi dire la frase tu sei troppo cara, che cioè, linguisticamente è forte, invece no, sono magari i miei servizi che per te, insomma, vabbè. A volte non ci facciamo caso, e quindi no, io non so i miei prezzi, cioè è una cosa che... E ho detto no, io voglio trovare in questa situazione. Allora ho deciso che anche se dovesse resuscitare Anna Marchesini e chiedermi di collaborare alla sua comunicazione di brand, io le direi, Anna, vediamoci una cosa, ma forse no, sai, ti stimo tanto, ma forse no. E ho deciso che chiarisco subito chiaramente il mio rapporto con WhatsApp, cosa che ovviamente faccio da tanto tempo, e in generale questa è un extra, non accetto angherie di nessun tipo, cioè la prima volta che c'è un tono sbagliato cerco di chiarire subito come preferisco che si comunichi, perché per alcune persone può capitare che proprio ci siano dei parametri diversi, no? di comunicazione. Il terzo caso l'ho chiamato LPPP, che non è un nuovo gruppo punk filosofico-sovietico, ma è la classica frase lavoro, produco, pago, pretendo, ok? Che per rispetto dei regionalismi non pronuncio con l'accento milanese e vorrei in realtà pronunciarlo metà e metà, perché non credo sia una cosa legata alla regionalità, veramente. Che cosa è successo in questi casi? Qua devo leggere, perché è importante. Mi sono sentita dire delle frasi che ho provato chiaramente ad astrarre, a sintetizzare. Vogliamo i testi, io scrivo, vogliamo i testi perché tra 2 settimane il sito sarà online e il logo lo stiamo ultimando. Che shock, vabbè, non mi dilungo, prima se ne è parlato. Vogliamo i testi, ma non rispondiamo alle tue domande, non ti chiediamo la strategia di comunicazione perché non ci serve, ci basta vedere. Non abbiamo neanche un piano di business. Poi dirò che settore era, perché questo devo dirlo, perché questo è il caso che mi ha portato a proporre il talk. E ultimo, ma non ultimo, letterale, la bozza che hai proposto non va bene, mi hai fatto perdere 3 mesi di fatturato. Scusate, non ho fatto vedere questo, la ripeto. La bozza che hai fatto non va bene, mi hai fatto perdere 3 mesi di fatturato. Ora, io non so come sia possibile che una donna che scrive su un Google Doc possa causare una perdita di soldi. Veramente, cioè non lo so,
Comunque, sono contenta che mi sia successo, perché innanzitutto mi sono resa conto che è l'unico caso che mi capitava, che mi è capitato dopo tanto tempo. E sono contenta anche per come si è risolto dopo, perché si è chiuso tutto bene. Ma che cosa è successo nel frattempo? Che ho capito che la regola, un altro must della comunicazione, show, don't tell, non vale solo per noi o per quando creiamo contenuti per gli altri, cioè per interessarci al fatto che dobbiamo mostrare la ciccia, la sostanza, no? Prima di raccontare, ma che dobbiamo pretenderlo anche noi, molto meglio cioè, di come facciamo sicuramente, perché facciamo tantissime domande ai clienti e alle clienti, e quindi ancora di più, fammi vedere prima che cosa mi devo occupare, no? Non mi basta che sei arrivata tramite quella persona di fiducia, non mi basta, fammi vedere che cosa dovrò presentare, che se tu hai tempistiche assurde, ho imparato anche questo, anche se tecnicamente magari non incidono sul mio lavoro, perché io ti consegno i testi e poi tu fai il tuo lavoro nei tempi che vuoi tecnicamente, non è vero, cioè in realtà se tu ragioni in quel modo hai tempistiche assurde, mi arriverà anche a me la puzza, mi arriverà anche a me. Prossimo. Siamo nel fiore, vediamo se sta, perfetto. E poi che quando, e qui facciamo un pensiero alla Monia D'Aliva che non c'è ma che avrei voluto coinvolgere, e quando sentiamo un'emozione forte che ci arriva sul lavoro, credo forse anche qui tipo una banalità, conviene sempre aspettare 24-48 ore. Non facciamo niente, una passeggiata, un gelato, perché volendo risolvere tutto subito si rischia, si rischia. Allora, che cosa è successo? Che ovviamente tutto questo mi ha portato a pensare, cavolo, però così quando si lavora si rischia di stare sempre diffidenti, no? Invece mi piace pensare che dobbiamo continuare ad avere fiducia, anche perché è sempre il 10%. Normalmente abbiamo clienti belli, sono sicura di questo. E poi che ho imparato anche a non mettere troppo le mani avanti. Cioè, anche se appunto magari strategicamente siamo persone pronte ad affrontare i rischi, a risolvere i problemi, conviene aspettare che si presentino. Non agire subito come se il problema sicuramente arriverà. E chiudo con un consiglio pratico, e spezzo una lancia a favore di chi lavora nell'arte, che io adoro, perché l'ho imparato proprio da un mio ex cliente che era un musicista, che è ancora vivo, è un musicista, non l'ho ucciso, che è un musicista, e mi ha condiviso un sistema di come lui con la sua gente sceglie gli incarichi, insomma, gli spettacoli. E ha tre regole. Cioè, la regola è questa: ci devono essere almeno due dei tre punti che sto per dire. Quindi, se non ci sono almeno due punti in contemporanea, non accetto. Uno è pagato molto bene. Così. Due, mi fa del bene, imparo, mi faccio conoscere, sto con gente bella. Tre, fa del bene, quindi ha un impatto positivo, è un sistema no profit, qualunque cosa, come dire, migliora il contesto. Ecco, credo che mi avrà colpito questa cosa, mi è sembrata molto utile, e ho notato che effettivamente può valere per tantissime cose, no? E per prendere una decisione di quello che ci interessa. E quindi, se ci sono due regole, due di questi punti su tre, è più semplice accettare o meno un incarico lì dove sentiamo la puzzetta che ci può essere. Io ho finito. Molto bene.